vorrei ringraziare innanzitutto Nicola per questa grande avventura che ci ha permesso di intraprendere. Grazie veramente a nome di tutti. Abbiamo un po' riscosso degli esiti positivi, sia per quanto riguarda la struttura, sia per quanto quindi inteso proprio come camere, come pranzo, eccetera, eccetera, sia come posti e sia anche come compagnia. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io ti ringrazio per i ringraziamenti, ma io voglio aggiungere, ringrazio a Monica del Comitato Auditi l'Estate, Pasquale come dell'Associazione Cipignizzi, gli amici collaboratori, l'ufficio assistenza, Paola dell'Associazione Fai Fiorire la Vita e Silvana dell'Associazione San Giuseppe. Ringrazio gli anziani che hanno partecipato, voglio ringraziare affettuosamente la dottoressa Scotto per la collaborazione, Antonino Scotto di Uccio, Antonietta, Biagio Mancino dell'ufficio assistenza. Mi hanno collaborato da 6 mesi, grazie, grazie, grazie. Quindi come ci deve salutare montediprocida.com tutti insieme, forza. A questo punto ringrazio all'amico Paco Smart e montediprocida.com. In coro montediprocida.com. Quest'anno ci siamo superati, siamo addirittura 270. Questo è l'impegno dell'amministrazione. Sono 6 mesi che stiamo lavorando a questo progetto, spero che sta andando tutto bene. Lo staff dei volontari, l'ufficio assistenza che ha collaborato da 6 mesi con me, a tutti voi è un ringraziamento particolare, me lo dovete consentire, a mia moglie che mi sopporta. Guardate, veramente mi sopporta. Delle volte la abbandono perché per lavorare con voi. Penso che in questi 4 anni il sottoscritto e tutta l'amministrazione nel campo sociale ha fatto grossi passi in avanti. Ora voglio concludere e voglio passare la parola al dottor Franco Annunzi, sindaco di Montediprocida. Intanto devo fare gli auguri ai Gennaro presente, perché oggi è San Gennaro, quindi dobbiamo fare un applauso a San Gennaro che ci sta. Okay? Poi un altro fatto molto positivo, che una signora che è diventata nonna per un futuro parto gemellare, quindi pure facciamo gli auguri. Dove sta la signora? Dove sta? Eccola là, auguri. Niente, io sono molto felice di essere qui con voi, veramente è stato per me una sorpresa lieta poter incontrarvi tutti quanti non a Montediprocida, in questa bella città. Il tempo oggi non è stato clemente, un poco di fresco, però in compenso stare insieme, socializzare è un fatto molto molto positivo. Noi da tempo, come voi sapete, abbiamo iniziato questo percorso di far sì che le persone che hanno un'età, diciamo, giovane ma non troppo, possono stare insieme, e riteniamo che abbiamo fatto una cosa veramente molto giusta, perché io ritengo che la socializzazione è alla base di tutto, stare insieme, parlare, confrontarsi, dire i problemi quali sono alla base del vivere civile e sociale, e noi di Montediprocida abbiamo questo pregio, perché siamo persone che ovviamente non siamo degli stanziali che viviamo solo a Montediprocida, ma abbiamo una tradizione lunghissima di marittimi, di persone che stanno oltreoceano, che si sono affermati, e quindi quando un gruppo così numeroso come il nostro stasera sta grotta a mare in questa bella regione molto ordinata, e noi dobbiamo anche trarre qualche insegnamento, vedete com'è bello ordinato, non c'è una carta a terra, non c'è nulla, ovviamente questo aiuta l'amministrazione e far sì che questa città diventa sempre migliore. Auguri! Più forte, siamo 270! Fatemi sentire! Fino a Montediprocida! Pasquale riprende un po' il grande Salvatore, nominato segretario dei volontari! In piedi! Con le mani!
carissimo amico di Stefano, che in questo momento è in navigazione, però si collega su montediprocita.com. Facciamo un bel saluto a Stefano che ci sta guardando. Un saluto dai nonni. E Jeremy, ciao! Una panoramica! Mani in alto! Ciao, buon divertimento. Vai, Pasquale, che signora può venire a salutare? Dove sta la signora? Vai, tutti con le mani in alto, forza! Salutiamo! Andiamo in America, che c'è qua! Tanti auguri e poi... Parenti che stanno in America! Ciao Maria! Ah, Maria! Ciao! Pace ai miei nipotini Gabriele e Francesco, un abbraccio a mio figlio e mia nuora. Salve! Una saluta a tutti gli Stati Uniti. Vai, saluta, saluta, vogliamo vai! Vogliamo fare un applauso a Salvatore, il responsabile dei collaboratori, a Salvatore. Voglio salutare a mia figlia che sta scrivendo, Mirella, ciao! Ciao Mirella con Andrea, ciao! Salvatore, è tutto per voi! Ve lo regaliamo, ora che torniamo a Monte di Procita, su prenotazione, un giorno a settimana lo avrete a casa. Io sono dal piccolo con Andrea Antonio, che è nato da poco tempo fa, 2 mesi fa, con Andrea Antonio che si trova in America, negli Stati Uniti. Ciao amore! Ciao! Che bello! Cioè, come facci di Raffaella Carrao? Ciao Michele, Alice e Michela e Tonino. Tonino e Tine, che bello si chiama. Mario, vieni di qua. Come si chiama? Signora, abbiamo saldato veramente tutta la pensione. Grotta a mare, grotta a mare. La Tontina, sono mamma, ci troviamo a Grotta a mare. Tanti ringraziamenti a Sindica perché ogni anno ci fa rivivere giorni felici. Saluto mamma, tanti baci a Lia e a Monica e saluti a Renato. Ciao, ti abbraccio, Tina. Fate un applauso. La signora si stava mangiando. Ciao Michele, ciao. Ciao mamma, ciao Michele, Flavio, ciao. Che non vai a avere. Aspetta. Allora, Cipriano, Faustino e tutti quanti i nipoti e tutti. Che bello! Ciao Gemma, Mimì, Anna e Luigi, tanti bacioni. Ciao Pasquale, Nina, Vincenzo e Verona, ciao da tua mamma e papà, ciao. Ciao! Chi è che deve fare? Amore! Hai Veronica per il microfono! Vai, vero, vai! Veronica! Veronica ci deriva, dato che lei esce su Rai 1, Veronica! A Rai! Abbiamo la televisione qui con noi! Veronica sei in diretta, forza, cosa abbiamo da dire? Amore, sono mamma, sto chiamando da Monte di Procita. Sta chiamando! Ah no, scusa mamma! Grotta, Grotta a mare. Sto chiamando da Grotta a mare a mamma. Un bacione a Andrea e Aniello, Rosario e Jeremiah. Un bacione e un abbraccio da tutto il Monte di Procita. Bravissimi! Un bacione! Signore, vengo da tutti voi! Sì. Carmela! Signore, mi emoziona, non vi preoccupate! Un bacione a mia figlia Emanuela, Carmela! Biagio, Antonio, Gemma, Pure i figli, i nipoti, i tre gemelli, Guetani, Anthony, Milania, Giuseppe, Vincenzo, Ok, poi basta. Vai. Ciao, eh!
e Pietro, sono mamme che ti chiamo, mi sto divertendo come hai detto, divertiti da. Un attimo, mi sono divertita e sto. C'è la pubblicità, ci danno la pubblicità, dobbiamo ciao. Staccare. Ciao Pasquale, un bacio da Monte di Procida, da tua mamma e un bacio da tutta mamma. Un bacio a lei, sono la tua ragazza, ciao. Ok, grazie. Voglio salutare anche io a questo punto mia cugina Tina, mio zio Vincenzo e mia zia Teresa. Ciao. Siamo in compagnia di Peppe Petrone in arte fiordaliso. Sì. Rappresenta anche un po' della fazione di Cappenza. Allora, quindi lei faccio un po' rappresentare. Come sono andati questi giorni? Beh, veramente mi sono divertito, ci siamo divertiti. Libro tra noi, diciamo così, però tutto diciamo bene. Diciamo che siamo 250 persone. 250 persone, tutto bene, è andato tutto bene. Sono rimasto assai contento. E la prossima anno ci divertiamo di più. Lo ringrazio a tutti, ringrazio al sindaco di Monte di Procida che mi ha fatto partecipare con una melodia sua e poi i miei e basta. Io vi ringrazio. Grazie. E ci vuole fare una piccola canzone a poco? Un piccolo assaggio ci vuole, un assaggio, giusto? Silenzio, che qua abbiamo il signor Pedro. Ah, abbiamo anche la valletta. Oggi sto tanto all'ere, ma quasi, ma mattessa chiamere, questa felicità. Attenzione che c'è un potrei stare ancora in tassazione quando già dice prima mandolina insieme a montedifrocida.com Monte di Procida.